Ciao ragazzi! Ciao, buonasera. Oggi la finale di Conference League, Fiorentina West Ham. Ma come fece la foto per tavoletto? 2-0. Chi fa gol? Dato e Biraghi. Chi è Biraghi e l'ex center? Non lo sapevo. Allora, secondo me, la partita finisce solo di 3-1 con gol di. Di Kwame, Sotil e poi doppietta di Sotil. E invece del West Ham Sendia farà gol di Antonio. E che schio? Beh, grazie. Non vedi troppe, forza. Forza la Fiorentina. È riuscito a schiaffeggiarlo e a mandarlo sul palo. Dove stai? Dove stai? Dove stai? Dove stai? Dove stai? Dove stai? Forse. Un braccio, scherzo. Di pochissimo Jovic avanti rispetto ad Aguero. Boh. Cerchi un gol, cerchi. Gol, cerchi. Controlleranno, ma la mia sensazione è che la chiamata sia stata corretta. Areola. Bravo Areola. Grande intervento il suo, la ex Paris Saint-Germain che ha debuttato nel maggio del 2013 contro il Brest al Parco dei Principi al posto di Sirigu che giocava nel West End, nel Paris Saint-Germain e che oggi non è a referto perché è infortunato ma è parte di questa Fiorentina. Ovviamente stanno controllando con grande attenzione. Fare un bel 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 controllo. Fuori gioco, check over. Così è. Fuori gioco. Beh, Aniu, hai fatto il primo team. Fa, a come è giusto il primo team? L'ultimo minuto non è stata valutata. Però, un braccio fuori, purtroppo. Non c'è dentro fuori gioco. Vabbè. Ci vediamo dopo. Forza. Porti un bacione a Firenze, perché è la città che in cuore io. Porti un bacione a Firenze. E la città del Tondi. Sono figlio da migrante, per questo sono distante dal lavoro, perché un giorno in casa tornerò. Ciao, ciao Fiorentina. Pontens, possibile rigore per il West Ham. Forse con il dorso della mano. Metta da corpo. C'è a terra Zuma. Sì, attacci a prendere il proprio, sì. Beh. Guarda al meglio la sicurezza. Tu ci cerca, dai, spicola, dove vedi. Vedo. Tanto l'arbitro va a rivedere. Dor, fino non più. Ma togli a sinistra. Sono che non è rigore. State rivedendo esattamente quello che sta vedendo l'arbitro. Non è rigore. Chi ci offre la regia? Che è quello che ha da comunque. Sono sì, detto. Don't pick a... Sì,
Sì, ma però, semplicemente... Faccio di rigore. Però, non peccavo... Giudicato il fallo di mano di Biraghi. Calcio di rigore. E dentro anche Saponara per Guarmé. Sul dischetto va per Ramà. Non la pare. La sua carriera inglese ha segnato tutti e 9 i rigori che ha calciato. Ma la va sbaglio da esce. Andiamo. E te la cano. Attenzione anche di David Moyes. Fischia del zero grande per Ramà. Sì, spiazzato, bravo, c'è Mare, bravo. Spiazzato. Poi il vantaggio con il 12° gol stagionale di Per Ramà. Adesso la partita, la finale per l'Unione riparte in salita. Andiamo, Paolo. Andiamo. Di Amrabate, Nico di testa in area Bonaventura. Sì! Il cerchio che diventa l'asso di cuori. Io qui all'ora. Una. Che gol abbia fatto? Grande assist di Nico Gonzalez, ancora una volta è andato in cielo ad agganciare quella palla. Come? A fine giusto. Andare a prendere quel pallone, poi lo ha ammaestrato a modo suo e lo ha accarezzato sul secondo palo. Areola seduto in chinato. Aveva segnato un gol Supercoppa italiana contro la Juve. Qui trova l'angolo per battere Areola e rimettere completamente in partita la Fiorentina in questa finale europea. Grandissimo anche 1-1, 1-1. Buona! Ora fa un gol. Batte Terracciano al 90°. Porta il West Ham in vantaggio. Io ho cercato di dare un'occhiata all'assistente per capire se fosse una posizione regolare o meno. Ah, qui è. L'assistente non è andato sull'altro guardato, ma è scattato al limite, però mi sembrava regolare. Però qui parliamo di poco. L'arbitro sta andando ad ammonire i giocatori di West Ham, li insegue, che sono entrati in campo. Qui è Paquetà che trova questa imbucata, difesa dei due centrali troppo aperti, Bove lo sappiamo, questa è la sua specialità, infilarsi e attaccare la profondità in quella maniera. Però è da rivedere perché stiamo parlando di pochissimo. Non riesce ad intervenire Terracciano, non riesce a recuperare Igor. E qui li vediamo, però piccolo danno difficile, da questa immagine è difficile vederlo. L'arbitro però ha fatto un pollice alto verso il suo assistente, il gol è buono e quindi al 90° il West Ham fa il vantaggio con un gol di Bowen. Fambia Chassalve. Ragazzi, la partita, ragazzi, la partita per la Fiorentina ha perso, ragazzi. Guardate, vi state dicendo perché l'ho sposato qui, la finale, perché ragazzi, penso che l'avevo registrato, ragazzi, e mi è ora che sono, perché è l'una e mezzo, mi sono accorto, cioè me non lo stavo editando, non mi trovo la finale, quindi ragazzi, la partita, ragazzi, la fine ha perso, e è già la seconda, ragazzi, quindi ci può fare, comunque ragazzi, la Fiorentina ha giocato molto meglio del West Ham, cioè, ragazzi, molto, ha dominato la partita.
sotto nella scorta braccia. Però ragazzi, poi ti usi da questa, vi devo solo vergognare. Vergognatevi, tu da questa, vergognatevi. Ma meglio. Ho avuto il bicchino, ho tagliato la testa, cioè, vabbè, ferito la testa di Pilachite, che non è andato proprio la guardaligna, donna. Quindi, come ragazzi, ci vediamo domani, ragazzi, con Cagliari-Bari, che è la finale dei playoff per andare in Serie A. L'andata, perché ragazzi, è l'andata che ritorna alla finale di Serie B, playoff. Ragazzi, ciao, ci vediamo domani. Ciao ragazzi.